azienda, proprio ho creduto fortemente in questa denominazione. E per fare questo ho dovuto lavorare enormemente in vigneto, fare delle selezioni delle uve e valorizzare quello che è il territorio. Perché siamo arrivati adesso a dimostrare che ci sono tre sottozone del Bardolino, tre territori diversi che manifestano un'identità a sé. Io sono una di queste identità che si chiama La Rocca, la zona della Rocca, e già dal 2002, facendo questa selezione dei vigneti, ho dimostrato che tutte le uve del Bardolino, se lavorate in un certo modo, possono avere, dimostrare di creare un prodotto longevo che dura nel tempo e che mantiene comunque una certa freschezza. Cosa dire? Quindi il Bardolino è un signor vino, il Bardolino va conosciuto sulla base di quello che sono i territori, distinguendoli tra la zona prossima al lago, la zona dell'entroterra e la zona invece di Somma Campana. Per quanto mi riguarda, in questo momento durante questa manifestazione sto presentando proprio un assaggio fino al 2011, perché si può proprio attraverso questo percorso percepire quella che è l'identità del mio vino, il lavoro che ho fatto fin dall'inizio e le scelte che sono state fatte vendemmiali in ogni singola annata. In questo momento in vendita ho tre annate, 2014, 2015 e 2016, quindi anche la decisione di quanto un'annata viene venduta sta alla discrezione del produttore. In questo caso io ho scelto che il 2016 verrà in vendita ora, il 2017 è ancora in vasca, no? Quindi è importante che iniziamo a conoscere il Bardolino per quello che è. Identità forte, non è secondo nessuno e non è fratello di nessuno, è un'unica, una denominazione che ha una forte storia e che lo può dimostrare se venite ad assaggiare.